non è morto. E not dead. Lui non è morto. Luglio 1895. Penitenziario di Sing Sing. Detenuta Miss Maria Barbella. Luogo di nascita Italia, Ferrandina. Età 22. Altezza 1,50 m. Occhi colore nocciola. Stato civile nubile. Verdetto omicidio di primo grado. Condanna. Esecuzione capitale per mezzo della sedia elettrica. Maria Barbella. Buttò per terra, sul pavimento, mi tenne giù, ancora giù, era sopra di me, io non volevo, non così, mi prese con forza, non così. Mi sono fatta una pupa di pezza, chiù la tira e chiù si spezza. Mi sono fatta una pupa di pezza, ogni sera la tira in un stuzzo. Mi sono fatta una pupa di pezza, senza capo e senza razza. Mi sono fatta una pupa di pezza, chiù la tira e chiù si strazza. La luce del sole si riversò nella cella e Maria corse alla finestra affascinata dal bagliore. Il tramonto gettava sul fiume in lontananza. Rimase immobile fissando il paesaggio anche quando il sole svanì. William Kemmler fu il primo uomo a morire sulla sedia elettrica. Il 6 agosto alle 6.35 del 1890 gli avevano rasato la sommità del capo e tagliato dei buchi dei calzoni e la camicia per far passare gli elettrodi. Il corpo di Kemmler diede un tremendo strattone alle cinghie. I muscoli si contrassero, la gola diventò rosso fuoco. Uno sbuffo di fumo si levò dalla testa e con esso un odore fortissimo di bruciato. L'uomo gemette, sembrava cercasse di respirare, poi rimase immobile. Un neurologo di New York aspettò 17 secondi, poi annunciò: va bene così, è morto. La mattina dopo avevo la febbre. Vidi Domenico che rovistava nel baule. Dove hai messo il mio libretto di banca? Dammelo, sono stufo. Me ne torno in Italia. Cosa credevi? Veramente che ti sposavo? Dammelo! In quel momento entrò mia madre. Ecco, adesso è meglio che me ne vada. Lo seguì giù. Lo trovai seduto al bar dei Manguso. Anche qua mi viene a seccare. Gli misi una mano sulla spalla. Lui non alzò nemmeno gli occhi. Mia madre era dietro di me, alle mie spalle. Lo supplicavo di sposarmi. Anche mia madre lo supplicava. Ma lui continuava a tenere lo sguardo abbassato con un bicchiere di birra vicino. Andiamo a sposarci subito. Non ho bisogno di un vestito nuovo. Vengo così come sono. Bevve un sorso e poi urlò verso di me. Only a pig Mary! Only a pig Mary! Solo un porco ti sposerebbe!
gli misi di nuovo la mano sulla spalla. Lui fece un movimento come per scuoterla di dosso. Poi si alzò in piedi come spinto da una molla. Trovarono dopo con il rasoio in mano. Mi take his blood, so he no take mine. Ho preso il suo sangue, così lui non potrà prendere il mio. La petizione a favore di Maria suscitò enorme interesse. I giornalisti dell'Herald, del World, The New York Times ne riempirono le loro testate. La contessa si recò anche in Italia, a Ferrandina. Il paese di Maria la accolse con calore e una solidarietà tutta speciale nei confronti della famiglia Barbella. Incredibile! Tutti stavano dalla parte di Maria! Queste sono famiglie rispettevoli! Non hanno fatto mamma a nessuno! Io le ho imparato a recamare, gli ha stravenata! Maria è una buona figlia, aiutate a Iulla! Voi siete signora! Voi potete aiutare! Aiutate a Maria! Aiutate a Maria! Aiutate a Maria! Col passare dei giorni, la volontà di Cora Slocum di fare giustizia e di salvare Maria Barbella dalla sede elettrica si trasformò nella prima campagna americana contro la pena di morte!